Finiamo la puntata 32 di Electric Motor News con una barca solare, da tempo che non parlavamo di barche solari. Questa volta si tratta di Tamarack, un'azienda di Nord America, degli Stati Uniti, che ha presentato una nuova barca solare. Vediamo. L'azienda Tamarack Electric Lake Boat Company ufficialmente ha celebrato l'inizio della produzione della sua barca solare, del Loon, per passeggeri la scorsa estate. È la prima del suo genere in quanto la barca può essere suddivisa in parti e spedita in tutto il mondo. Tamarack, originariamente con sede in Ontario, Canada, si è trasferita al comune di Rome, Stati Uniti, circa un anno fa. Da allora l'azienda ha ricevuto più di 300.000 dollari in incentivi alle imprese dal New York State Energy Research come aiuto nello sviluppo del proprio business. La società ha trascorso l'ultimo anno lavorando su diversi prototipi prima di arrivare alla loro realizzazione finale, The Loon, che utilizza tutti i prodotti locali. Abbiamo usato i nostri fondi quasi esclusivamente nello stato di New York, nel senso di acquisto di attrezzature a livello locale, l'assunzione di personale a livello locale e abbiamo un buon rapporto con i fornitori a Rome e Albany e abbiamo fatto l'acquisto di attrezzature per stimolare l'economia locale, ha detto Montgomery Gisborne, fondatore e presidente di Tamarack. La barca è ecologica perché non utilizza combustibili fossili. L'azienda impiega attualmente 4 persone di manodopera, ma è in programma di espandersi verso la fine dell'anno con l'assunzione di altre 13 persone. Nel servizio precedente, come avete sentito, la voce era di Marco Cerera che ci ha spiegato tutte le novità di questa barca solare Tamarack. E noi così finiamo la puntata numero 32 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e l'appuntamento, come sapete, è alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie e arrivederci.